Erika ha 17 anni e vive a Lauropoli, un piccolo paese in provincia di Cosenza. Il suo sogno è diventare una brava estetista e la mamma Donatella l'ha sempre sostenuta in questo suo progetto. È proprio una mia passione, cioè mi piace proprio a me. Le giornate di Erika sono scandite da ore di lezione, pomeriggi sui libri e uscite con le amiche. Ed è proprio durante una di queste uscite che in un pub incontra Michael, un simpatico cameriere di 22 anni. Erika è troppo timida per farsi avanti. Vieni! A dare una scossa alla situazione ci pensa Michael, che dopo un breve corteggiamento chiede ad Erika di uscire. Tra i due ragazzi è subito amore. Anche se si conoscono da poco tempo, immaginano già un futuro e una famiglia insieme, ma al momento giusto, quando Erika sarà diplomata e quando Michael avrà un lavoro stabile. Però intanto se non lavoro che facciamo? Questo sì. Un giorno però sono costretti a rivedere i loro piani. Erika, insieme a Michael, fa un test di gravidanza e scopre di essere incinta. Quel futuro è diventato all'improvviso il loro presente. Erika e Michael vanno a vivere insieme, in una casa tutta loro, dove si preparano all'arrivo di Gabriela. Ciao, sono Erika, ho 17 anni, sono fidanzata con Michael e aspettiamo la nostra piccola Gabriela. La gravidanza mi ha fatto crescere, mi sento un po' più adulta. Il fatto di diventare mamma così giovane, ogni tanto ci penso, ma non perché ho paura di perdere la mia adolescenza, ma mi spaventa il fatto che magari non sono all'altezza con la bimba. Ti ho portato una cosa di Gabriele. Mi mettiamo a posto. Quando abbiamo scoperto che era incinta, sono rimasta un po' scioccata. Lui anche. Questo. È bello questo. Come ho saputo che Erika era in gravidanza? Da una telefonata. Mi ha telefonato insieme al ragazzo e mi ha detto che Erika è positiva. Io gli ho detto: positiva a cosa? Mi pensavo al virus. Guarda, questa è la positiva. Sì. Beh, gli hanno detto di tutti i colori, qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Adesso rido, ma ero nera, ero arrabbiata perché era piccola. Ah, sono belle. Sono piccole. Cioè, lo sapevo, però più in là, quando era più grande. A me sono i dolori. Ti viene mal di pancia, te ne accorgi. Mal di pancia, si indurisce la pancia. Dopo mia mamma mi ha richiamata a me e mi ha detto le stesse cose che le ha detto a Michael, che potevo stare attenta, che ancora dovevo finire la scuola, che ero piccola. Quando è il momento te ne accorgi, vedrai. Per i primi, la verità, 3-4 mesi ho fatto finta di niente, però ci stavo male. Hai l'ansia? No, un pochino. Paura. Di cosa hai paura? No, paura no, vabbè, un po' d'ansia così.
prima con mia mamma non avevo un bel rapporto, nel senso che non gli raccontavo le cose che mi succedevano, tutte queste cose qua. Invece adesso che sono rimasta incinta è cambiato. La prima volta al mare. Ah, che po'. Vai, fai io respirare pure la bimba, guardare un po'. Io e Michael ci siamo conosciuti in un pub. Per i primi mesi non ci siamo parlati, cioè non ci salutavamo nemmeno. E come faccio a sedermi? Ok, sì. Al mare. Dopo lui mi ha contattato su un social e da lì ci siamo avvicinati e ci siamo innamorati ed è iniziata la nostra storia. Ma ti fa freddo? Di Erika mi piace il suo carattere. Dolce, ci puoi dialogare, è molto seria, molto attenta, non, cioè, non mi ha detto mai bugie. Vedi bimbi, ti fa capire anche tante cose della vita. Pure io cresco magari vicino a lei. Sa come essere, papà? Hai paura? Boh sì. Perché? Che ne sai, sarò un buon padre, tutte queste cose qua. Ci hanno detto che è piccolino. Sì. Ti fa senso proprio a prenderla che non mai gli fai male. Queste cose vabbè, qua. Le prime volte pure io c'ho, però dopo... Però diciamo, tu già sei abituato con le tue cuginette e cose. Io non ho mai avuto a che fare con il bimbo proprio piccolo. Vabbè, ce la possiamo fare. Vediamo. Speriamo che ce la facciamo, ce la dobbiamo fare a forza. Sì. Devo essere per forza un papà che non voglio fargli mancare nulla. E gli voglio stare sempre vicino, la vorrei far studiare, perché poi si deve fare una base per quando sarà, per una vita sua, non gli deve mancare niente. E deve avere tutto. Con la bimba, cioè. Ma è proprio sul mare l'hanno portato. Vabbè. Michael come papà sarà un ottimo papà. Vedi che ti fai là. Lasciala.